Lolita Lobosco, puntata 22.1, la protagonista a indagare sulla morte del padre. Torna all'appuntamento con la poliziotta più affascinante d'Italia. Le indagini di Lolita Lobosco. Fiction con Luisa Ranieri, tornerà in onda domenica 22 gennaio. Giunta alla terza puntata, la storia del viequestore Lobosco continuerà a riservare non poche sorprese. La donna cercherà di portare avanti con determinazione le sue indagini per far luce sulla morte del padre. A quanto pare il filo rosso di tutta la seconda stagione di Lolita Lobosco sembrerebbe essere la misteriosa morte di Petrosine, il padre della protagonista. La donna, difatti, sembra più determinata che mai a scoprire chi si nasconda dietro l'omicidio del papà. Le anticipazioni relative alla terza puntata svelano che emergeranno delle novità riguardo la morte dell'uomo. Il vicequestore dovrà, dunque, fare i conti con tutto ciò che verrà a galla. Gli spoiler, però, sono criptici e non specificano di cosa possa trattarsi. La terza puntata delle fiction con Luisa Ranieri proseguirà con la risoluzione di un nuovo caso. Questa volta il vicequestore e la sua squadra dovranno indagare sulla morte di una professoressa molto nota in città. La vittima, infatti, insegnava in uno dei licei più prestigiosi di Bari. La donna è stata trovata senza vita durante il ricevimento di nozze di una sua collega. A questo punto i sospetti potrebbero cadere su ognuno dei presenti alla cerimonia. Lolita sarà determinata a scoprire chi sia il responsabile della morte dell'insegnante. Pertanto deciderà di scavare nella vita professionale e familiare della donna. Tuttavia, proprio nel momento in cui sembrerebbe essere vicina alla risoluzione del caso, accadrà qualcosa che ribalterà la situazione. Uno degli alunni della vittima, infatti, sparirà nel nulla. A questo la protagonista si convincerà che i due episodi siano collegati. Dunque, nella puntata in onda domenica 22 gennaio, sarà dato spazio anche alle vicende sentimentali dei vari personaggi. Lolita sarà alle prese con la storia a distanza con Danilo, il quale è partito per la Stoccolma. Quest'ultimo, però, le farà una sorpresa, presentandosi a Bari, anche se solo per qualche giorno. Marietta, invece, scoprirà che il suo amante Nicola ha deciso di intraprendere una relazione con un'altra donna. La magistrata ci resterà malissimo e toccherà a Lolita risollevarle il morale. Antonio si scoprirà geloso, dopo che sua moglie ha deciso di studiare con un suo giovane collega. Asnu, da mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta. Și în plus poți să sari sus, sus, sus.